cacher son goût pour la représentation de la réalité, plutôt que pour la réalité elle-même. An unknown enemy menaces Gondahar. You must discover who this enemy is. What are its plans and its motives? Determine its power, its weaponry, and its methods. Durante il secolo scorso, l'ignoranza costringeva moltissima gente ad una vita di dura miseria. Quest'uomo, Jean Valjean, faceva parte di quell'esercito di vagabondi senza casa. Era uscito dalla prigione in libertà provvisoria, condannato in un primo momento a 5 anni di carcere, 4 tentativi di evasione avevano portato la sua sentenza a 19 anni. Era stato processato per aver rubato una pagnotta. Hakuna Matata! Ma che dolce poesia! Hakuna Matata! Tutta frenesia! Senza pensieri, la tua vita sarà. Chi vorrà vivrà in libertà! Hakuna Matata! Hakuna Matata! È il nostro motto! Che cos'è un motto? Niente, è un matto col botto! Faites-moi d'ici, là-bas dans le Tennessee. Vivait un papa qui n'avait jamais peur. Contre les méchants, il se battait souvent. Pour faire triompher justice et liberté. Quando il cielo è blu, c'è un bel sole che risplende da lassù. Tutto quanto sai è meraviglioso più che mai. Ma se invece l'aria è inquinata, cambia tutto e la festa è rovinata. Piange la natura ammalata e stai male pure tu. Ogni uomo può far qualcosa e aiutare almeno un po'.
due storie. Papà Castoro, mettiti gli occhiali e lasciti tutto. Vieni qui, Papà Castoro, noi te lo chiediamo in coro, una loro, l'altra me. Dici due storie o meglio tre. C'è bisogno di me, prudenza è il mio nome e già combatto la malvagità. Eccoci qua, arriviamo anche noi, Ipipurra, siamo gli amici suoi. Thank you.
cosa fai qui fuori? Sto pensando che dovrei decidermi a partire. Venezia mi impigrisce. Venezia è fatta per questo. Vuoi un bicchierino di rosolio? Ninja Turtles, Mutant Ninja Turtles. Con noi ci sono quattro tartarughe ninja che hanno un coraggio speciale. Se c'è da lottare, loro lotteranno, loro vinceranno per noi. Eccoci qui, insieme a voi, siamo quattro amici e poi c'è un pinguino tra noi e il suo nome è Pororo. Palle di neve, ghiacci brillanti, questo è il Polo Sud. Ogni conquista è un tesoro e ogni giorno tra mille avventure giochiamo sotto il cielo blu. Eccoci qui, sempre con voi, non ci fermiamo. Goodwin. Er wirkt wie ein durchschnittlicher Schüler, aber in Wahrheit ist er ein Genie. Der jüngste Agent der International Federation for Peace.
dicono di fare qualcosa. Poi comunque la facciamo. Street football. È per strada che vinciamo, perdiamo. Ed è sempre comunque per la strada che ci proviamo. Amore, un attimo! Lillo, ma dove stai? Sento tutto il rimbombo! Non si respira. Mettiamoci all'ombra. Il sole si è appena alzato e già fa un caldo infernale. Sarà così fino alla stagione delle piogge? Un'altra bella giornata, non è meraviglioso? Allora, che cosa vogliamo fare? Che succede? Sono aerei. Ma questi sono diversi. Quelli sono americani. Ma no, sei sicuro? Dove vanno? A portare altro dolore nel mondo, vanno a bombardare. Gladiatori, gladiatori, ogni giorno una sfida che puoi vincere, con la forza del sole che ti scalderà, senza guardare indietro, senza cadere mai. Gladiatori, la forza e il coraggio. Gladiatori, è lungo il tuo viaggio. Gladiatori, il cuore e l'astuzia. Ho finito di fare i compiti, Paco. Posso uscire adesso? Oh. Va bene, ma non fare tardi. Oh, cos'è questa fretta? Dove stai andando? Mi hanno detto che in città è arrivato un teatro di burattini e ho deciso di andare a dare un'occhiata. Acqua. Terra, fuoco, aria. Mia nonna mi ha sempre raccontato meravigliose storie dei tempi passati, un'epoca di pace in cui l'Avatar manteneva l'equilibrio tra le tribù dell'acqua, il regno della terra, la nazione del fuoco e i nomadi dell'aria. Ma tutto questo cambiò quando la nazione del fuoco decise di attaccare. Oh, aspetta, non ti ho detto la parte più bella? Ama l'ambiente. Oh, aspetta, e ancora non ti ho detto la parte più bella? Ha un accento molto irlandese. No, 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 aspetta, aspetta! Ancora non ti ho detto la parte più bella! Non è frutto della mia fantasia! Oh, amore, è stupendo! Ma la cosa veramente più bella è che ti sta a sentire. Perché non c'è niente di più importante di un uomo che... Come ci sono finite le impronte del maiale sul soffitto? Spider-Pork, Spider-Pork, il soffitto tu mi spork. Tu mi balli sulla testa e mi macchi tutto il resto. Tu qua ti amo, Spider-Pork. Spedizioni intergalattiche Planet Express a rapporto, capitano Turang Alela. Presente. Fattorino di prima classe Philip J. Frey. Presente. Vice direttore alle vendite Bender Piegatore Rodriguez. Presente. Una cerveza, por favor. Tirocinante a vita Amy Wong. Presente. Medico di base, dottor John D. Zoidberg. Io credevo che fosse mio. Burocrate di livello 34, Hermes Conrad. Che sarei io. E ora sono orgoglioso di presentarvi il proprietario e fondatore della Planet Express, il professor Hubert J. Farnsworth. Siete licenziati. Caro Cosè, le faccio le mie più sentite condoglianze per la perdita del vostro adorato Cosè Maria. A che ora è morto? Mi dica qualcosa. Purtroppo, cara signora. Si rallegri, Ignazio. Oggi non deve stilare nessun certificato di morte. Eh? Il nostro Cosè Maria si è appena svegliato e la febbre è scomparsa. Ma
呼啸绕长歌，江湖不懂分与合，只日谈人心歌。Mother Earth is in danger. Humans can no longer live above ground, so they found shelter beneath it. But first, they left 24 robots on the Earth's surface, the Chumballs. The robots' mission is to transmit a signal to the humans when the Earth's surface becomes livable once again. Questa è proprio una missione per i cuccioli. Dobbiamo recuperare il codice di Marco Polo. Ti odio, Venezia! Me la pagherai! Arrivano finalmente al cinema. Per sorprendervi e divertirvi... Da questa parte! Portatile, Holly, Diva, Cilindro, Pio, Senza Nome... Gioca molto meglio di Maradona! E altri fantastici personaggi. Ancient one. Let him go. Drop the weapon or I laser his head right off his neck. Hey, I know it's a little gray on the outside, but I still need what's on the inside.
più remoti albori del mondo. Fin da quando l'uomo scoprì la propria anima, egli lottò contro chi cercava di ridurlo in schiavitù. Vide la formidabile potenza della natura, in agguato contro chi tentava di offenderla. Vide la luce sincera del lampo, udì la voce terrificante del tuono.